grazie molto per l'invito, soprattutto grazie ad Antonio, è la prima volta che in assoluto a Cassino, quindi spero che sia l'inizio di una collaborazione. E vorrei parlare appunto, come si vince dal titolo, di alcuni problemi ellittici e parabolici che presentano un termine del primo ordine, B di X, U e D U, che dipende dal gradiente della soluzione e dalla soluzione stessa. E la caratteristica è che questo termine B è illimitato nella variabile U che rappresenta la soluzione. E più precisamente, diciamo, vorrei parlare di un problema ellittico. Questo ha in realtà anche, nasce come problema parabolico e ha anche una versione parabolica che però è in una forma molto preliminare, quindi preferisco parlare di quella ellittica che è più consolidata. E come vedete il problema, questa è una sua forma modello, diciamo, c'è meno Laplaciano di U più lambda di U, lambda è un numero positivo, strettamente positivo, uguale a beta di U gradiente di U quadro, quello è il termine a cui alludevo prima, il termine che chiamavo B di X U e D U, che è quadratico, dipende, è quadratico è una variabile gradiente e dipende dalla soluzione attraverso la funzione beta di U. F è un dato limitato, che non ci interesseremo particolarmente alla regolarità del dato, possiamo supporlo maggiore o uguale di 0 limitato, e omega è un aperto limitato di Rn. E la caratteristica è che la funzione beta è singolare in ogni punto dove U è 0, quindi in particolare sui punti del bordo dove la U vale 0. E possiamo pensare a come prototipo a beta di U uguale a più o meno 1 su U alla K, con K positivo. Vedremo poi la distinzione sarà fra k minore di 1 o maggiore o uguale di 1, e qui possiamo prendere sia il segno più che il segno meno, dunque il termine può essere dislocato sia a destra che a sinistra nell'equazione. E giusto, diciamo, su questo argomento ci sono parecchi lavori, sono dall'89 che il primo lavoro di Boccardo e Mirabel, se ne sono stati fatti tantissimi, ma sempre con beta continua. Quindi diciamo, non c'è praticamente in letteratura quasi nulla sul caso di beta singolare, in particolare in U uguale 0. C'è solo qualche risultato parziale di Arcoia e di alcuni suoi collaboratori. Arcoia sta a Granada, quindi c'è un lavoro in preparazione con François Murat. E diciamo, giusto per dire l'importanza e le difficoltà del termine, di un termine di questo tipo, ma diciamo, ci sono tantissimi problemi sia in biomatematica che in ingegneria petrolifera, insomma tantissimi problemi anche di tipo parabolico e anche con operatori del tipo meno Laplaciano di OLM, quindi tipo mezzi porosi, in cui sono presenti termini di questo tipo. E diciamo, senza pensare alle applicazioni, basta pensare che se io voglio minimizzare un funzionale che è una piccola perturbazione del funzionale classico dell'energia, quindi un integrale di A di X U e gradiente di U al quadrato meno integrale di FB, se io scrivo l'equazione di Eulero di questo funzionale immediatamente mi appaiono termini di questo tipo, quindi è molto naturale nell'equazione avere termini di questo tipo. E d'altra parte sono termini difficili da trattare, cioè che presentano dei problemi, perché se io cerco soluzioni di tipo energia, quindi che abbiano integrale del gradiente di U al quadrato finito, quello al massimo che posso sperare è che questo sia un termine L1, non di più, e quindi L1 è molto poco per poterci lavorare, diciamo. Quindi sono termini che al massimo hanno una sommabilità L1. Quindi ripeto, la novità sta nel fatto che beta è singolare al finito. E poi, se ho tempo, vorrei accennare, non so se avremo tempo, a un problema che invece, e questo è un problema strettamente parabolico, che è il secondo che vedete scritto lì, sempre in una forma modello, quindi UT meno Laplaciano di U, quindi adesso c'è la derivata nel tempo, uguale a un termine che è ancora beta di U gradiente di U quadro più un dato F più condizioni iniziali, condizioni al bordo, si assegna una funzione all'istante t uguale a 0 in omega, e poi si prescrive il comportamento della soluzione, la soluzione è 0 sul bordo del cilindro, sul mantello. E diciamo, anche qui è presente un termine quadratico nel gradiente che dipende dalla soluzione, quindi della stessa forma di quello di prima, solo che qui beta è questa volta continuo, quindi non c'è singolarità al finito ma è illimitato. Per esempio possiamo pensare a beta di U uguale alla U. Quindi diciamo, la caratteristica comune dei due problemi, ripeto, il primo è solo per motivi tecnici che è ellittico, ma c'è anche una versione parabolica, diciamo, la caratteristica comune è che la dipendenza dalla soluzione del termine quadratico è illimitata o al finito nel primo caso o all'infinito, la funzione beta nel secondo caso è continua ma è illimitata all'infinito.
diciamo, nel primo problema mi interessava dell'esistenza di soluzioni. Nel secondo problema, in realtà, l'esistenza non è un problema, è già consolidata, è già fatta, anzi ce n'è troppa di esistenza, perché ci sono infinite soluzioni, quindi c'è un risultato di radicale non unicità delle soluzioni. E quindi la caratteristica comune dei due problemi è quella che ho detto, la presenza di questo termine beta di U illimitato nella variabile soluzione. Ecco qui, vedete quello che ho detto un minuto fa. Giusto una parola vorrei dire sul fatto che esiste in questi problemi con termini quadratici nel gradiente, esiste una trasformazione che è formale, che si chiama trasformazione di Kolob, che adesso vi indicherò, è molto semplice, è un cambio di incognita, e che fa sì che il problema, sto parlando del problema parabolico del secondo, venga ridotto attraverso questa trasformazione a un problema che non presenta più questo termine quadratico. Come vedete qui c'è un termine solo g di w, è un problema semilineare, quindi non c'è più dipendenza dal gradiente. Qui per un momento ho aggiunto una misura mu, adesso vi dirò perché, una misura di Radon finita. Diciamo, attraverso questa trasformazione io ho ricondotto il mio problema a un problema semilineare. E questa trasformazione, allora, la funzione g è legata intrinsecamente alla crescita di beta. Nell'esempio beta era esponenziale di u, e qui la trasformazione porterà a una funzione che è leggermente sovralineare, del tipo v logaritmo di u. Poi vedremo, se abbiamo tempo, vedremo un po' meglio il legame che esiste tra la funzione beta e la funzione g. E questo è un lavoro in preparazione con Andrea Dall'Aglio, non più del mio dipartimento, adesso è il dipartimento di matematica del Castelnuovo, e con due spagnoli, il Neo Peral e Sergio Segura de Leon. Quello che dimostreremo, vedremo se ce la facciamo nella seconda parte, è che ogni volta che fisso questa misura mu, una misura mu singolare, cioè concentrata su un insieme di capacità nulla, io trovo attraverso la trasformazione di Kolob inversa una soluzione del problema iniziale, quindi ne avrò infinite soluzioni. Per questo parlavo che nel secondo problema dicevo non è l'esistenza del problema, ma è l'unicità, quindi questo risultato di forte non unicità. Perché ho detto questo? Adesso non so se avremo tempo di parlare in dettaglio di questo secondo problema, però mi dà l'occasione per definire quella che è appunto la trasformazione formale di Kolob, questa trasformazione che elimina il termine quadratico e che ricorrerà in tutto quello che diremo. La trasformazione consiste in questo: si prende, vedete qui, gamma è la primitiva della funzione beta. Ricordiamo che beta è la funzione attraverso la quale dipende il termine quadrato, dalla soluzione il termine quadratico nel gradiente. Non so se la devo far rivedere, la funzione, il termine era beta di u gradiente di u quadro. Quindi gamma è la primitiva di beta. Poi quindi si prende gamma e si fa e alla gamma, la si integra. Questa è una nuova funzione della U, questo è il cambio di incognita. Se la chiamo W, è esattamente la funzione che figura nel problema semilineare a cui sono pervenuta. Ecco, lo dico perché appunto, questo cambio di incognita è sotteso in tutto quello che dirò. Il cambio di incognita è solo formale e soprattutto si può fare solo in questa struttura molto modello, nel caso generale non si potrà fare, però di fatto è quello che ispira tutto il metodo, le funzioni test e tutto quanto. Quindi questa è una cosa che dovremmo tenere presente. E quindi vediamo un po' in dettaglio questo primo problema, quello ellittico di cui parlavo. Ecco, vedete, c'è un termine che ho scritto in una forma leggermente più lineare, generale, che è b di x, u e d u, che vedete è singolare, è definita in r meno lo 0 come per quanto riguarda la variabile s, ed è singolare in 0. E dobbiamo prescriverne il comportamento in 0. Allora, ci sono due situazioni possibili che presentano delle caratteristiche diverse. Sembrava inizialmente di tipo esclusivamente tecnico questa differenza, ma in realtà non è tecnico, vedremo perché. Allora, ci sono quindi due ipotesi. La prima, faccio salto un rigo, guardo il prototipo. Il prototipo, vedete, nel primo caso è modulo di du al quadrato, col più e il meno, su modulo di u alla 1/2, cioè la crescita k vicino a 0 è compresa fra 0 e 1. Quindi questa è l'ipotesi generale. E qui vedete c'è un modulo qui. Questo vuol dire che io posso prendere più e meno e posso prendere i segni anche misti, diciamo, come voglio, non c'è prescrizione di segno. Quindi sostanzialmente sto prescrivendo il comportamento della mia funzione b attorno a 0 e questo comportamento può essere o
non troppo singolare, cioè la crescita è 1 su S alla K con K compreso tra 0 e 1, tipo radice, e in questo caso posso prendere più o meno un segno generale. Oppure, altro caso, è quello in cui invece la crescita è molto più alta, è K maggiore o uguale di 1, quindi vedete qui nel prototipo U quadro, 1 su U quadro, e in questo caso io posso prendere solo il segno più. Cioè non posso disporre del termine B a destra o a sinistra come voglio, ma il termine B deve essere dislocato con un segno positivo a destra. Questo sembrava una cosa tecnica, ma in realtà ci sono poi dei controesempi che Arcoia ha provato, quindi diciamo è qualcosa di intrinseco, ancora non è ben chiaro. Quindi sostanzialmente se la funzione B cresce molto, cresce troppo, è troppo singolare, vicino ad S uguale a 0, io sono obbligata a prendere questa crescita molto più restrittiva, sostanzialmente B è compresa fra il caso modello C1 si modulo di X al quadrato su S alla K e C2 su per X quadro su il modulo di S alla K. Quindi il segno più è obbligatorio. Quindi queste sono le due situazioni e vedremo adesso che risultati abbiamo in queste due situazioni. Allora, è chiaro che la differenza come funzione di variabile reale è chiara. Nella prima situazione, quando K è compreso tra 0 e 1, pensiamo al prototipo più o meno di U quadro su U alla 1 mezzo, la funzione che descrive il comportamento della soluzione è una funzione L1 vicino allo 0, nell'altro caso non lo è. Quindi come funzione di variabile reale è semplicemente questa la differenza. Però questo comporta delle conseguenze immediate. Ci ricordiamo che la funzione che dovevo tenere presente, vi ricordo, nella trasformazione di Kolopf era fatta in questo modo: prendevo la primitiva della funzione beta che descriveva il comportamento della U, la facevo E alla gamma e poi la integravo. Ebbene, gamma, è chiaro che se K è compreso fra 0 e 1, vedete io qui ho scritto esplicitamente chi sono le gamma, è la primitiva della funzione beta, si comporta diversamente a seconda che K sia compreso tra 0 e 1, sia 1 o sia maggiore di 1. In un caso, nel primo caso, vedete, del tipo S alla 1 meno K, quindi una potenza positiva, quindi che è 0 in 0, nel secondo caso è di tipo logaritmico, nel terzo è una potenza con un negativa, a parte la costante m, perché mi sono dimenticata di dirvi, scusate, che queste funzioni le definisco tra 0 ed m, è una quantità finita, perché siccome il dato è limitato non andrò oltre una certa quantità m, dunque mi interessa definirle tra 0 ed m. Quindi nel primo caso una potenza positiva, nel secondo un logaritmo, nel terzo una potenza del tipo meno s alla 1 meno k. Quindi i comportamenti sono molto diversi. Se diciamo, pensiamo idealmente a un grafico di questa funzione gamma, la funzione gamma è sempre crescente, perché la primitiva è l'integrale di una funzione positiva, quindi è sempre crescente. Però se k è compreso tra 0 e 1, pensiamo a k 1 mezzo per esempio, è una funzione crescente, non negativa e che vale 0 in 0. Invece nel secondo caso, se k è maggiore, scusate, c'è anche l'1 qui, sono dimenticata l'1, anche k maggiore o uguale di 1, cioè in questi due casi, gamma è sempre crescente, ma a 0 se ne va a meno infinito. Se voi pensate alla primitiva di 1 su u quadro, quindi va a meno infinito in 0 e poi cresce ed è sempre negativa. Quindi due comportamenti che sono completamente diversi. Questo non impedisce di poter considerare sempre la funzione alla gamma, perché alla gamma è addirittura sempre limitata, e quindi la funzione psi è sempre ben definita questa trasformazione di Kolopf. Però i comportamenti sono differenti, i comportamenti della funzione gamma. E quindi possiamo, vediamo di enunciare un risultato, tanto per avere chiaro qual è il tipo di risultato. Oh, scusate, un'ultima cosa. È chiaro che qui il problema è il fatto che U va da zero, diciamo, e quindi c'è bisogno di una funzione di troncatura. Tradizionalmente le funzioni di stampacchia, quelle di troncatura, troncano dall'alto, cioè c'è la funzione, diciamo, pensiamo come funzione di variabile reale, c'è la bisettrice e poi io tronco, quando S va sopra K, tronco quota K. Qui il problema è il contrario, io non devo troncare da sopra, non mi interessa, io devo troncare vicino a 0, perché quando U va a 0 la funzione beta esplode. E quindi devo definire un'analoga troncatura che è, diciamo, fino oltre M, oltre una certa quota M, vale S, pensiamo alla bisettrice, se S va sopra M, prenderò S. Se S va troppo vicino a 0, quindi sotto M, prenderò M. E
Quindi due risultati, questa mi serve per poter definire i due risultati, ecco, come dicevo, i due risultati sono diversi a seconda che k sia compreso tra 0 e 1 o sia maggiore o uguale di 1. E guardiamo la diversità. Innanzitutto io non ho ancora ben detto che cosa intendo per soluzione, perché qui u può andare a 0, quindi io devo dare una definizione di soluzione. E la definizione è qui nell'enunciato. Vediamo un po'. Allora, cominciamo dalla definizione di soluzione, poi vedremo che proprietà ha la soluzione. Beh, devo moltiplicare una soluzione, una definizione nel senso delle distribuzioni. Dunque devo moltiplicare per una testa che è C infinito a supporto compatto. Beh, qui siamo nel caso modello, scarico la U, qui U per Φ, qui F per Φ, vediamo qui. Qui come vedete c'è presente la funzione caratteristica della zona U è maggiore o uguale di 0, perché il dato è maggiore o uguale di 0. Qui è presente la funzione caratteristica della zona dove U è positiva. Quindi in questo senso intendo soluzione. Che proprietà ha la soluzione? Bene, nel primo caso, che è quello in cui il comportamento non è troppo singolare, io troverò soluzioni di energia finita, cioè energia finita vuol dire in H1,0, la U è 0 sul bordo, sta in H1,0, è L infinito, è maggiore o uguale di 0 perché il dato l'ho preso maggiore o uguale di 0. E la funzione, questa è la funzione che in sostanza è la funzione beta v di x u è gradiente di u nel caso modello, no? Questa moltiplicata per la funzione caratteristica sta in L1. E giustamente se siamo proprio in questo caso, questo termine deve essere integrabile. Quindi. E invece nel caso che la singolarità sia molto più forte, cioè cresca, la singolarità vada come 1 su s alla k con k maggiore o uguale di 1, quale sarà il risultato? Ma la definizione di soluzione è ovviamente la stessa, ma troverò solo stime locali, cioè la U sarà solo in H1 log, cioè non potrò avere, non avrò energia finita globalmente, solo localmente sarà finita. È ancora L infinito, è ancora maggiore o uguale di 0 e da qualche parte dovrò dire che il dato viene assunto. E come lo dico, è qui scritta la condizione al bordo, la funzione Psi di U, vi ricordo che quella funzione Psi di U è quella che dà la famosa trasformazione di Kolob, quella che sostanzialmente annulla il termine, o annulla, o comunque mi fa passare un problema dove il termine quadratico non c'è più, beh, quella funzione sta in H1,0 e anche la funzione troncata, questa SM di U, sta in H1, quindi diciamo queste sono le proprietà della soluzione e questa è la definizione di soluzione. Come vedete, quindi la differenza sta nel fatto che qui ho solo stime locali sulla soluzione, quindi due differenze sostanziali, qui ho stime locali e il termine B ha obbligatoriamente un segno in questo caso, se la singolarità è troppo forte il termine B può essere messo solo a destra e questo, dicevo, non è un fatto tecnico perché almeno in un caso, il caso che abbiamo portato nell'esempio, quello di U quadro su U al quadrato, c'è un controesempio, cioè se io il termine lo dispongo a sinistra con un termine positivo non trovo soluzione, quindi non è una questione tecnica, però è diciamo qualcosa ancora che va un minimo capito. Giusto un'osservazione sulla definizione di soluzione. Vedete, nella definizione di soluzione è presente questo termine che ho riportato qui, c'è la funzione caratteristica, c'è l'integrale di B per la funzione caratteristica di dove U è positivo, che è come dire che io lo posso scrivere diversamente, lo posso scrivere come integrale di b tilde, dove la b tilde è la funzione che vedete scritta qui, cioè una funzione che vale 0 in 0. Cioè, o scrivo così, o scrivo attraverso b tilde, è esattamente la stessa cosa. Ecco, qui giusto qualche considerazione, qualche obiezione che si potrebbe fare, questa b tilde non è una funzione di Carateodoli, perché non è più continua in 0. Però questo non è un problema perché si può comporre con funzioni misurabili ed avere ancora una funzione misurabile, questo si dimostra facilmente, quindi tecnicamente non è un problema che non sia di Carateodoli. E un'altra obiezione che si potrebbe fare, diceva bene, ma nel caso di crescita, nel caso dell'ipotesi h k maggiore o uguale di 1, cioè quando la crescita è molto alta, la singolarità è alta, no? Vi ricordo che l'ipotesi era questa, cioè la B aveva un segno, cioè era strettamente compresa tra i due termini, e chiaramente sarebbe più naturale definire non la funzione B tilde, diciamo definire la funzione B segnato che vale più infinito, perché guardiamo questa ipotesi cosa prescrive, come ipotesi, come funzione di variabili reali semplicemente. Chiaramente se fisso xi differente da 0, quando s va a 0, B è costretto ad andare a più infinito.
se io fisso xi diverso da 0 e mando s a 0, b va a più infinito, quindi sarebbe naturale definire questa definire una funzione bisegnato che è fatta così, che vale più infinito quando xi è diverso da 0 e s uguale a 0. Quindi sembrerebbe innaturale la funzione, chiamare b tilde quella funzione sembrerebbe innaturale. In realtà, diciamo, questo, anche questo non è veramente un problema, perché la funzione bisegnato differisce dalla funzione b tilde, quella funzione che io ho scritto qui, solamente chiaramente nella zona dove s è 0 e xi è diverso da 0, e lì vale più infinito questa funzione. Ora, questa, diciamo, quando la vado a le vado a calcolare sulla soluzione, queste due, siccome la soluzione sta in H1 log almeno, quindi le funzioni di H1 log hanno la proprietà che il gradiente è 0 dove U è 0. Quindi in effetti queste due funzioni quasi ovunque sono la stessa funzione, quando le calcolo sulla soluzione. Quindi, non so se bisegnato differisce da b tilde per questo termine. No, perché bisegnato è più sarebbe la funzione più naturale, sarebbe quella che vale più infinito in questa zona. Ma di fatto quando io le calcolo sulla soluzione, poiché le soluzioni di H1 log hanno sempre gradiente 0 nella zona dove U è 0, le due funzioni coincidono quasi ovunque. Quindi è un falso problema, diciamo. Ora, quindi questo è quello che ho detto adesso, giusto un cenno alla dimostrazione per vedere, non voglio entrare nella tecnica perché la tecnica consiste nell'approssimare il problema, quindi una tecnica di approssimazione, e come si approssimano i problemi, si cerca di eliminare il problema che c'è, qui il problema è la singolarità vicino a zero, e dunque si costruisce, vi ricordo, la funzione s con il pedice, s con m, s con 1 su n, la funzione troncata vicino a zero. Quindi io qui, se al posto di u ci metto s troncata a quota 1 su n vicino a 0 di u, ottengo un problema che non ha più non è più singolare, perché gli ho dato un valore costante nella zona attorno a 0. Quindi questo è un problema, diciamo, è un problema che chiamo e con n, è un problema risolubile, non ha nessun, diciamo, è classico. Esiste una soluzione un nello spazio dell'energia che è anche limitata in virtù del fatto che il dato è limitato. Quindi tutto è tranquillo e si tratta di passare al limite, la solita tecnica di approssimazione. Allora qui, vabbè, ho solo ricordato chi è l'ipotesi su B, vorrei fare diciamo, proprio il cenno minimo di dimostrazione in un caso semplice, che è il caso K minore di 1, cioè quello meno singolare, e anche con un segno, perché così si. Diciamo, in generale l'ipotesi è questa, però diciamo limitiamoci al caso che B sia positivo per rendere la cosa più semplice. Quindi si tratta di passare al limite, e quindi prima di passare al limite, questa è una tecnica standard quando si approssimano i problemi, bisogna avere delle stime a priori. E allora, innanzitutto devo definire, ma qui voglio andare molto velocemente, voglio dire solo il senso della cosa. Il senso della cosa, vi ricordate, esisteva la funzione gamma che era la primitiva della beta, esisteva la psi che era l'integrale di A alla gamma, qui ci sono tutte le versioni approssimate, quindi magari è lungo da leggere, ma l'idea è semplicemente di costruire gamma con n, c'è una beta con n che è la beta troncata, quindi elimino la singolarità. Voi dovete pensare che la beta è come funzione di variabile reale del tipo è decrescente, no? È fatta così, quindi io tronco vicino a zero, quindi considero una funzione che è fatta così e poi così, e questa sarebbe la beta con n. Naturalmente posso costruire la sua gamma con n e la sua psi con n, sono nient'altro che le versioni approssimate di queste. Ecco, giusto un rigo per farvi capire, e farò solo questo come tecnica, per farvi capire il tipo di funzioni test che si usa. Qua non c'è una trasformazione, diciamo la trasformazione di Kolopf appunto è ispira, ma non, di fatto non esiste, è solo formale, e quindi ispira nella scelta delle funzioni test per ottenere le stime a priori. Allora, le funzioni test sono sempre del tipo e elevato a gamma n per una funzione della un. Quindi saranno in varia forma, più o meno complicate, più o meno fantasiose per ottenere le varie stime, ma coinvolgeranno sempre e elevato a gamma n oppure e elevato a gamma n per una funzione della un. Qui sto cercando di dimostrare, ma giusto per far vedere qual è diciamo, l'idea sottesa, sto cercando di dimostrare il primo passo, che è quello di dimostrare che le un sono equilimitate. Io devo passare al limite sulle un sono equilimitate nell'infinito.
Allora, moltiplico per elevato a gamma n per un meno m, chi è m? M pensiamo che è il massimo della f, l'estremo superiore di f, f è limitata, pensiamo pure lambda, lambda era il coefficiente della u, pensiamolo uguale ad 1, m sostanzialmente è la norma all'infinito di f. Io vorrò dimostrare che le un sono minore o uguali di m. Allora, guardiamo l'effetto, giusto per capire. Se io vado a derivare questa funzione, allora mi viene il gradiente della prima, scusate, la prima non derivata, quindi in questo termine ho fatto e elevato a gamma n, non l'ho derivato, e poi ho fatto il gradiente di un meno m parte positiva. Quando vado a moltiplicarlo, ricordiamoci che stiamo moltiplicando per gradiente di un, mi viene il gradiente di un meno m al quadrato per elevato a gamma n. Questa è un primo termine. Un secondo termine è quello in cui io invece derivo e elevato a gamma n e lascio fisso un meno m. E quindi vedete che quando derivo e elevato a gamma n, che effetto ho? E elevato a gamma n, eccolo qui, per la derivata di gamma n, ricordiamoci la derivata di gamma n è scritta qui, è beta n, eccolo qui, per gradiente di un, che quindi dà un gradiente di un al quadrato, per l'altro termine che è questo. E senza scendere adesso, poi gli altri termini sono così, ma senza scendere in dettaglio, vedete che questo termine è esattamente uguale a quello che troverò a destra. E questo è l'effetto di cancellazione, che in sostanza è la trasformazione di Kolopp. Cioè, moltiplicare per delle test astute che però coinvolgano questo e elevato a gamma, o e elevato a gamma n nella versione approssimata, fa sì che il termine quadratico venga cancellato addirittura in questo caso, perché siamo nel caso modello, ma in generale riassorbito nel caso di strutture più generali. Quindi questi termini si cancellano e questo, poi gli altri sono positivi e questo poi è standard, diciamo. A quel punto si dimostra che un meno m, perché come si fa nel caso standard, questi due termini li abbiamo cancellati, questo è positivo. Qui non faccio altro che sottrarre il termine m, faccio meno m per un meno m parte positiva, questo termine è negativo e mi dà la stima che io voglio sulle un. Però diciamo quello che mi interessava far capire, perché poi non lo farò più, è semplicemente il ruolo di questa esponenziale di e alla gamma nelle stime, diciamo. Naturalmente bisogna inventarsi delle funzioni test che ci facciano ottenere le stime giuste. Per esempio, il passo successivo, ma naturalmente non farò i conti, è ottenere una stima uniforme sulle famose psi, qua, scusate, manca un n, psi n di un in H1,0. Se vi ricordate, psi, la famosa funzione che dà il cambio di incognita, è quella che sta in H1,0, nello spazio dell'energia, quindi devo avere delle stime. E qui per esempio la testa, ecco, la testa è questa qui, vedete com'è fatta, adesso non faccio ovviamente i conti, però è sempre della forma elevato a gamma n per psi n di un, c'è sempre questo fenomeno di cancellazione e ottengo la stima dell'energia. E qui c'è una prima differenza, io sto per semplicità sto facendo solo il caso k minore di 1, però vedo subito qual è la differenza, quale sarà la differenza con k maggiore o uguale di 1, perché vedete qui la stima del gradiente delle psi n minore uguale, integrale di gradiente di psi n minore uguale di costante, siccome la psi n è l'integrale di e elevato a gamma n, vuol dire dare una stima su questo integrale. E siccome nel caso k maggiore o uguale di 1 questo gamma era negativo, vi ricordate, andava a meno infinito nello 0 e poi era negativo, quindi questo non dà automaticamente una stima in H1. E quindi si capisce che io, diciamo, si intuisce che io avrò solo stime locali, ma non stime in H1,0. Mentre nel caso k minore di 1, siccome e alla gamma è positivo, scusate, maggiore di 1, perché gamma è positivo, gamma n è positivo, quindi questo mi dà delle stime in H1,0. Va bene, poi, quindi allora sono riuscita a questo stadio ad avere le stime uniformi sulla un, stime nell'infinito, stime uniformi in H1,0, naturalmente devo avere quantomeno delle stime L1 sul termine quadratico, e quindi questa parte riguarda la stime L1 uniformi su questi termini. Vi ricordo, questo è il termine B con n, il termine approssimato nell'equazione attraverso la troncatura vicino a 0. Devo avere delle stime L1. Qui, vabbè, non mi voglio dilungare, vi dico solo la test qual è. Ecco, nel caso k minore di 1, che è quello che stiamo trattando, è elevato a gamma n meno 1. Questo
In questo caso, nel caso k minore di 1, è una funzione che sta in h1, 0, perché gamma n vale, quando un vale 0, gamma n vale 0, dunque tutto questo vale 0. Quindi questa è una funzione di h1, 0. E abbiamo detto, avevo promesso che il caso k maggiore o uguale di 1 non l'avrei trattato, ma giusto in rosso trovate un'obiezione, una piccola osservazione, scusate, che ovviamente questa non va più bene nel caso k maggiore o uguale di 1, perché vi ricordo che in quel caso la gamma è negativa, va a meno infinito, dunque questo non sta in h1, 0. Quando, se la gamma va a meno infinito, quindi anche la sua versione approssimata, diciamo, questo qui va a 0 vicino a 0, e quindi vale meno 1 vicino a 0. Dunque devo prendere una cutoff e quindi tutto diventa più complicato. Giusto per dire, ci stiamo limitando al caso k minore di 1, ma per dire quali sono le difficoltà nel caso k maggiore o uguale di 1. Bene, poi qui a questo punto quindi abbiamo una stima uniforme sulle un nell'infinito, una stima uniforme sulle psi n nello spazio dell'energia, una stima uniforme dei termini quadratici nello spazio L1. Sorvolo qui, diciamo, possiamo costruire una funzione U che poi sarà la candidata soluzione, quella a cui tendono le un, perché le un convergono quasi ovunque. Si può dimostrare che le famose troncature, queste sono le troncature vicino a zero, hanno gradiente che converge forte nelle due, questo è un passo molto tecnico, quindi diciamo è abbastanza intuitivo perché m è positivo, quindi le SM non fanno altro che tagliare fuori la zona vicino a zero, quindi io mi aspetto che lontano da zero le cose vadano bene, però in realtà è molto tecnico da dimostrare, però mi aspetto che ci sia una convergenza forte dei gradienti, delle troncate, quindi questo non è, diciamo, è facilmente intuibile. E invece questa è la parte un pochino complicata, e che cosa mi aspetto che succeda? Ricordiamo che nella mia definizione di soluzione è presente alla fine la funzione caratteristica di dove U è positivo, U sarebbe il limite quasi ovunque delle un. Bene, quindi perché è presente quella funzione caratteristica? Perché la zona, ecco, vediamo quest'ultima relazione. Diciamo, io cosa dimostro? Dimostro che il limite per m che tende a 0 dell'integrale sui compatti, beh, i compatti non mi danno fastidio, dovrò passare al limite nel senso delle distribuzioni, quindi diciamo qui c'è un compatto che sarà, se volete, il supporto della funzione test, intersecato dove un è minore o uguale di m. Bene, questo integrale va a 0 uniformemente in n per ogni compatto, cioè che vuol dire che io faccio tendere m a 0, questo integrale va a 0 uniformemente in n. Quindi, diciamo, nel passaggio al limite la zona dove u è 0 scomparirà proprio in virtù di questa disequazione. È per questo che poi figura quella funzione caratteristica di dove u è positiva. Quanto c'ho ancora? Ma, allora posso, diciamo, sorvolo sulla tecnica, diciamo, quindi questa potete proprio non leggerla, questa è la funzione test, come vedete sono funzioni piuttosto complicate, ma diciamo sostanzialmente c'è sempre la e alla gamma n dentro. Questa è la funzione test che serve per dimostrare l'ultima cosa che ho detto, cioè che gli integrali dove un è piccolo vanno a zero uniformemente. E a questo punto abbiamo quasi finito, perché il passo successivo è dimostrare l'equintegrabilità del termine bn. Equintegrabilità vuol dire che, sui compatti, vuol dire che gli integrali sono piccoli uniformemente quando l'insieme è piccolo. E è un sottoinsieme del compatto, voi fissate il compatto, prendete un sottoinsieme di misura piccola, bene, questi devono essere uniformemente piccoli. E questo avviene perché posso spezzare l'integrale dove u con n è minore o uguale di m, e un minuto fa abbiamo visto che questo tende a zero uniformemente, e dove invece u con n è più grande di m, e questo sarà piccolo se è piccolo in virtù della convergenza forte dei gradienti che abbiamo visto prima. Diciamo, adesso non vorrei addentrarmi troppo, gli integrali sono equipiccoli, diciamo uniformemente piccoli se la misura di E è piccola. Come vedete l'ultima parte, quella cruciale, questa che vedete scritta qui, la cui dimostrazione vedete scritta qui, si usa qui, cioè questo termine è piccolo se m va a 0 quando m va a 0 uniformemente in n, quindi questo è piccolo e questo è ancora più facile, quindi c'è equintegrabilità. E quindi possiamo
passare al limite, così concludiamo, e nel passaggio al limite si vede per l'appunto dove compare, come l'abbiamo già detto, dove compare la funzione caratteristica. Ecco, nel passaggio al limite l'unico termine che dà problemi è questo. Allora, bn è, la, è diciamo, il valore è il termine approssimato della b. Spezziamo dove u è positivo e dove u è 0. Dove u è positivo si intuisce che non c'è nessun problema, siamo lontani, non siamo, in realtà non siamo lontani da 0, ma insomma u non è 0. Quindi abbiamo la convergenza quasi ovunque di tutte le funzioni che sono in gioco, abbiamo l'equintegrabilità perché l'abbiamo provato un minuto fa, quindi questo passa al limite e dà la funzione caratteristica che abbiamo visto nella, nella definizione di soluzioni. E questo, beh, questo bisognerà lavorare un pochino, ma diciamo, perché ricordatevi, noi abbiamo solo provato che sui compatti la zona dove l'integrale dove un è minore o uguale di m va a 0 uniformemente in n. Qui non ci abbiamo proprio questo, però si intuisce che si può fare, si fa attraverso il teorema di Sevigny-Egorov. Vedete, io devo provare questo, devo provare che questo va a 0. Allora cosa faccio? Il compatto lo spezzo in due zone, C-Cepsilon e Cepsilon. Cepsilon abbastanza piccolo. Piccolo quanto? Qua, tanto da poter applicare qui l'equintegrabilità, quindi a dire che questo è piccolo uniformemente. Nel complementare la successione convergerà uniformemente, questo è il teorema di Severini-Egorov, e quindi la zona dove u è uguale a 0 può essere stimata con la zona dove un è minore o uguale di m, che sappiamo tendere a 0, quindi diciamo è Egorov che ci viene in aiuto. Oh, e se ho giusto qualche minuto, quindi diciamo complessivamente l'idea è che termini singolari nella U possono essere trattati e diciamo si presentano due situazioni, se è non troppo singolare, cioè la crescita è fino ad 1, oppure la crescita è maggiore o uguale di 1. In un caso abbiamo la definizione di soluzione è la stessa, ma in un caso abbiamo soluzioni di energia finita, nell'altro caso solo localmente di energia finita e con altre proprietà. E l'unica cosa che vorrei dire prima di accennare proprio 5 minuti all'altro problema è che la cosa strana è che si potrebbe pensare che la singolarità posta in u uguale a 0 sia più difficile, perché ci sono tutti i punti del bordo in cui il termine è singolare, quindi potrei pensare, dice vabbè, questo è più difficile. In realtà è più semplice, se io provo a spostare la singolarità per esempio in 1, quindi sul bordo non è più singolare la mia funzione, il problema è molto più difficile e non lo sappiamo risolvere. È il contrario di quello che uno potrebbe pensare, perché dice vabbè, i punti del bordo perlomeno non sono singolari, se io sposto la singolarità non so in 1 i punti del bordo non sono singolari, invece è più difficile perché la funzione gamma non ha le proprietà che ha qui, diciamo sostanzialmente qui la funzione gamma sta tutta da una parte, invece se io sposto la singolarità si presentano delle situazioni diverse, non, diciamo, non c'è più questa unilateralità diciamo, del grafico della gamma. E quindi quello sarebbe un problema interessante, così come sarebbe interessante vedere anche soluzioni non positive, non necessariamente maggiore o uguale di zero, quindi prendere dati di segno variabile, ma anche quello ha lo stesso, essendo problemi diversi, ha lo stesso genere di difficoltà. Oh, giusto un cenno al secondo problema, e il secondo problema era quello, vi ricordate, era il problema parabolico, in cui c'era sempre questo termine quadratico nel gradiente, però la funzione beta adesso non è singolare, è una funzione continua e però va all'infinito, tipo per esempio esponenziale di i. Qui il problema non era l'esistenza, ma era la troppa esistenza, che erano risultati di non unicità. Qui ho ripreso quella che abbiamo chiamato trasformazione di Kolopp, giusto per ricordare cos'era, si prendeva appunto gamma, la primitiva della funzione beta, e si faceva e alla gamma, si faceva e alla gamma qui e se ne prendeva la primitiva, e questa era la funzione q doppio che vedete riscontrata qui nel problema semilineare dopo il passaggio a... ora qui vedete c'è una misura mu. Allora quello che si risultato dice questo, il risultato di non unicità non è nostro, nel senso è un lavoro precedente che hanno fatto Dall'Aglio con altri spagnoli, però quello che non era noto era l'esistenza per questo problema, nel senso che beta, nel loro risultato beta può anche essere come l'abbiamo preso noi, cioè esponenziale, a crescita grande quanto vogliamo, c'è questa trasformazione, però non era noto il risultato di esistenza per questo problema. Perché? Perché
qui c'è ci sono alcuni esempi delle relazioni precise, quelle a cui accennavo prima, fra la crescita di beta e la crescita di G. C'è questa cosa strana che è nulla di più che la regola dell'Hopital, non c'è nessuna cosa particolarmente concettuale. Se si fa la trasformazione, si vede come sono fatte le funzioni, si usa la regola dell'Hopital, si vede che se beta è costante, quindi se io parto da 1 qui, la funzione G attraverso la trasformazione va linearmente all'infinito, si comporta come S all'infinito. Se beta per esempio è una potenza, lambda positivo, la G andrà come S, logaritmo di S a una potenza minore di 1. Se beta è un esponenziale, che è l'esempio che vi avevo portato, G andrà come S logaritmo di S. Nella pagina successiva vedrete che se beta è esponenziale di esponenziale, qui ci sarà S logaritmo di S log log S e così via. Cioè dei cambiamenti molto forti nella crescita di beta inducono dei cambiamenti proprio infinitesimali nella crescita di G, che nel caso di beta illimitato, non nel caso di beta costante che va come S, ma nel caso di beta illimitato è sempre lievemente sovralineare, sempre S logaritmo di S a una potenza, o S logaritmo di S, o S logaritmo di S logaritmo di S, eccetera, eccetera. Quindi grandi cambiamenti qua, piccolissimi cambiamenti qua, e la G diventa sempre lievemente sovralineare, tranne che nel caso costante, diciamo nel caso che ci interessa, nel caso di beta illimitata, diventa sempre lievemente sovralineare. E quindi quello che volevo dire è che appunto il risultato nuovo che abbiamo in collaborazione con Dall'Aglio, Peral e Sergio Segura de León, che sono due spagnoli di Madrid e di Valencia, è un risultato nuovo di esistenza per questo problema, dove la G è lievemente sovralineare e mu è una misura di Radon, che era un risultato non noto e che però fa scattare il meccanismo della non unicità immediatamente, della forte non unicità. Ogni volta che fisso mu misura concentrata su un insieme di capacità nulla, capacità parabolica nulla, torno indietro attraverso questa trasformazione e trovo una soluzione diversa qui, quindi infinite soluzioni. Quindi il meccanismo della non unicità esisteva già, quello che non esisteva era il risultato di esistenza, perché è un problema parabolico con crescita, diciamo con una funzione G che cresce sopra, in modo sopralineare. E vabbè, non vi voglio annoiare più di tanto, vi voglio solo dire qual è la tecnica. La tecnica è, sono le diseguaglianze di Sobol e logaritmiche, che io diciamo, non avevo mai studiato e che si rivelano proprio grazie a questa trasformazione di Kolob utili in questo caso. Vabbè, la funzione, quindi tutte le funzioni G, ecco vedete, questo è quello che dicevo, che beta, se beta va come E alla E, G va come S log S log log S. In generale G si può scrivere come S per una funzione del logaritmo che ha queste proprietà. La proprietà importante è che l'integrale di 1 su A sia più infinito. Cioè come A voi che cosa potete pensare nei casi semplici? O l'identità, S log S, oppure A di T e T log T, che ridarebbe questa qui. In ogni caso la A ha sempre queste proprietà qui. E si dimostra usando la diseguaglianza di Sobol e logaritmica l'esistenza di questo problema. Quindi in sostanza abbiamo questo problema, la G cresce in questo modo, quindi potete pensare al prototipo, se eravamo partiti da una beta esponenziale, la G sarà W logaritmo di W. Cioè mu è una misura di Radon finita, si trova sempre soluzione di questo problema. Soluzione in che senso? Vi dico solo il l'enunciato, tanto per dare un enunciato preciso. Ecco, vabbè, adesso non ci interessa tutte le proprietà di regolarità. Le proprietà di regolarità della funzione sono quelle standard quando c'è una misura a destra. Diciamo, i termini misura sono stati studiati da Stampacchia da tanti anni. Insomma sono noti da tanti anni, sia nel caso ellittico che nel caso parabolico. Il problema è che qui c'è oltre la misura un termine che cresce più che linearmente. E vabbè, queste sono le proprietà, le regolarità standard, non mi voglio soffermare. E perché diseguaglianze di Sobol e logaritmiche? Perché, e poi veramente finisco, perché vedete, se io ho un problema di questo tipo, sarei tentata, la prima cosa che penso di fare è di moltiplicare per 1 questo. Però questo non andrà bene, ve lo dico subito, ma se moltiplico per U, io qui ho un termine della forma U quadro A logaritmo di U,
che cosa mi serve per poter riassorbire, per poter avere le stime, stiamo facendo tutto formale, non approssimato, cosa mi serve? Mi serve poter maggiorare questo termine con una costante piccola integrale del gradiente 2 al quadrato per poterlo riassorbire qui a sinistra, più una funzione conveniente della norma di u al quadrato. E questa che è proprio una diseguaglianza di Sobolev logaritmica questa. Ora, ripeto, questo se non ci fosse mu. Se c'è mu, se c'è una misura, non posso, questo è proprio classico e tradizionale, non posso moltiplicare per u l'equazione, non mi dà niente, devo moltiplicare per una funzione della u. Una funzione della u, ebbene se moltiplico, quindi diciamo, se non avessi mu, la cosa naturale sarebbe questa e applicherei una diseguaglianza di Sobolev logaritmica classica. Siccome ho questa misura, devo moltiplicare per una funzione della u e quindi questo mi dà luogo a, diciamo, adesso voglio entrare in dettaglio, mi richiede una diseguaglianza di Sobolev logaritmica più fine, dove qui invece di 2 c'è q, con q maggiore o uguale a 1. Adesso poi semmai se qualcuno è interessato posso dare i dettagli. E quindi abbiamo fatto questa diseguaglianza di Sobolev logaritmica migliorata e questo poi ha messo in moto tutto il marchingegno delle stime, diciamo il nucleo, il cuore del problema sta proprio qui, che l'avere una misura comporta l'uso obbligatorio, diciamo, di un certo tipo di funzioni test e quindi questo dà luogo a dover impiegare una diseguaglianza di Sobolev logaritmica che non esisteva, perché quella che esiste è con 2, è una diseguaglianza di Sobolev logaritmica migliorata con Q maggiore o uguale a 2, in realtà l'abbiamo fatta anche per qua con il Pi Laplaciano, ma insomma in generale, e questo va bene, mette in moto tutto il meccanismo classico delle stime e quindi dell'esistenza e quindi della non unicità del problema.